E chi vuole intervenire si avvicini tanto, che così. www.stopcorrezioneveneta.wordpress.com. Grazie, buonasera. Funziona. Ma io volevo evidenziare con una formula quello che è rimasto chiaro ma un po' sotteso nell'intervento di tutti i relatori. Cioè, secondo me, il comitato di pietra in questo dibattito lo chiamerei la subordinazione del potere pubblico all'economico privato, all'economia privata. E vediamo le varie, facendo dei semplici esempi come questo semplicemente avviene. Non andiamo lontano, Verona. Abbiamo un giorno degli interventi in cui cosa ha fatto la pubblica amministrazione? Anziché, quale sarebbe il suo ruolo, dire queste sono le, questa è la mia visione strategica, organica della città, sta a voi privati a realizzarla, non fa altro che accorpare in una accozzaglia più o meno indiscriminata tutta una serie di proposte che vengono dai privati, le mette insieme e vengono fuori gli infiniti supermercati, le edificazioni. Questa è la vera e propria alienazione del proprio ruolo da parte del potere pubblico. Oppure si parlava prima del Motor City. Motor City, questo mostro, per dare solo un dato, sono previsti 40.000 posti di parcheggio auto. Credo che la provincia di Mantova è preoccupatissima per le ricadute di traffico e di inquinamento. Ma il Motor City è nato inizialmente con prevalente capitale pubblico, quindi sul piano formale c'era una garanzia del pubblico interesse su quello privato, ma a mano nel corso degli anni il capitale prevalente è diventato prevalente privato. Per venire poi è stato parlato in modo molto chiaro del project financing, che ha portato a situazioni giugulatorie per la regione come l'esempio dell'ospedale di Mestre, oppure per chi conosce le clausole della convenzione per Verona riguardante il trasporto delle torricelle, queste clausole sono sostanzialmente tutorie della parte privata. Quindi, dovunque guardiamo, questi meccanismi sono stati evidenziati, sono appunto subordinati all'interesse del privato. Quindi la semplice domanda è davvero cosa fare, e a me spiace di in qualche maniera condividere il pessimismo di Luca Tirapelli, diceva Laura Fregolenta, ma la gente deve riappropriarsi di una partecipazione di base, certo, però è anche vero, per essere realistici, che oggi i cittadini in buona volontà, piuttosto che confluire nelle poche stanze di istituzionali di base, per l'appunto, preferiscono raggrupparsi in comitati i quali, se hanno il pregio di essere appunto espressione della volontà della gente, hanno anche il limite di essere quasi sempre monotematici e, salve notevoli eccezioni, quali a Verona il comitato contro il traforo delle torricelle, di raccogliere istanze più che costruttive protestatarie. Quindi, davvero la domanda finale, se vera, come vari discutibili, la subordinazione con il potere pubblico per corruzione, per necessità, per trascuratezza, questa subordinazione che si è data rispetto all'economia privata, come possiamo riportare il soggetto pubblico a essere autenticamente tutore del pubblico interesse? Grazie. Grazie. Se c'è qualcun altro, può avvicinarsi.